In ultimo, parliamo del binge eating disorder, cioè disturbo d'alimentazione incontrollata, l'acronimo è il BED. Abbiamo già visto, trattando la bulimia nervosa, che a fronte, del ricorrere di crisi bulimiche, che risultano essere, diciamo, definite allo stesso modo dei quadri di bulimia nervosa, quello che manca però in questi pazienti e sono le condotte compensatorie, quindi il criterio è da DSM, che è legato appunto all'assenza di condotte compensatorie inappropriate, come succede invece nella bulimia nervosa o nel sottotipo specifico dell'anoressia, manca in questo tipo di pazienti. Sono pazienti che generalmente esordiscono anch'essi in adolescenza o prima età adulta, più frequentemente intorno alla quarta, quinta decade. Generalmente il fatto di mettersi a dieta, anche in questo caso, segue la comparsa delle abbuffate, a differenza di quello che succede della bulimia nervosa, in cui generalmente la dieta precede il disturbo stesso. Generalmente questi pazienti si caratterizzano per una tendenza all'iperalimentazione durante la giornata, tant'è che circa 2/3 di questi pazienti sono pazienti obesi. E l'elemento chiave di questo disturbo non sembra tanto essere il timore di aumentare di peso o l'attenzione che questi pazienti hanno per l'immagine corporea, quanto piuttosto un problema legato al controllo degli impulsi. Quindi, se vogliamo ancora differenziare in qualche modo i quadri di binge eating disorder da bulimia nervosa, dopo le abbuffate, se il soggetto affetto da bulimia nervosa mostra un ruolo attivo nel tentativo di eliminare gli effetti sul peso, dovuti all'eccessivo introito di cibo, dovuti all'abbuffata, nel binge eating disorder prevale un vissuto di rassegnazione, di sconforto, un ruolo fondamentalmente, passivo. In termini di prognosi, questi sono quadri che hanno una prognosi migliore rispetto alla bulimia nervosa. Le complicanze mediche in qualche modo vanno a ripercorrere e a sovrapporsi a quelle già elencate per la bulimia nervosa. Per quanto riguarda la diagnosi differenziale, quella principale l'abbiamo già tratteggiata, viene fatta con la bulimia nervosa, e per quanto riguarda le comorbidità, anche in questo caso, i disturbi psichiatrici che maggiormente entrano in comorbidità sono quelli legati al tono dell'umore, in particolar modo il disturbo depressivo, i disturbi d'ansia e i disturbi da utilizzo, di alcol e di sostanze.